Lunedì sarà una giornata di ordinaria amministrazione al Tribunale di Padova, dove non arriveranno i libri contabili del Club Veneto. Il Padova, 3 punti nelle ultime 9 partite e una crisi che sembrava irreversibile, scongiura la minaccia lanciata dal presidente Cestaro, centrando al Via del Mare il primo successo del 2010 e acuendo i problemi del Gallipoli. Non serve un decreto interpretativo per capire i numeri da brivido della squadra di Giannini e soprattutto della sua difesa. 3ª sconfitta consecutiva con 10 gol incassati. Al Gallipoli non basta una partenza volenterosa, testimoniata dalla conclusione di Mancini dopo appena 15 secondi e più ancora dalla girata di Volpato al 7º. Il Padova si vede per la prima volta in area avversaria al 16º, quando Trevisan appoggia a lato di testa, forse anche per un tocco di Sciarrone non visto da arbitro e guardaline. La prima vera parata è dunque di Cano, che si distende sul destro sporco di Di Carmine al 24º. La partita si sblocca 2 minuti dopo. Il Padova passa infatti al 26º su gentile concessione della difesa avversaria. La punizione morbida di Patrascu cade in area piccola e Cuffa, dimenticato da Viana, sbuca davanti a Sciarrone, inchiodato sulla linea di porta, per l'1-0. Le idee già non troppo chiare del Gallipoli, unico schema il lancio per la testa di Volpato, si fanno ancora più confuse, lasciando spazi appetitosi alle iniziative del Padova, soprattutto a destra, dove si infila spesso Bovo. L'esterno padovano conclude debolmente in mezza girata alla mezz'ora, mentre 6 minuti dopo, su invito del rientrante a mezzo servizio vantaggiato, si mangia il raddoppio dopo aver superato lo sbadato Viana. L'intervallo non migliora gli equilibri del Gallipoli, mentre affila le armi del Padova. Dopo 4 minuti dal via, Italiano serve sulla corsa Renzetti, ma sul suo cross vantaggiato arriva quando il pallone è già passato. Meglio l'ex Toro nelle vesti di uomo assist. Al 53° si beve Franchini, Sciarrone sfiora appena, Grandoni si appisola, Soncini ringrazia e porta a casa il 2-0. A Giannini non resta che inseguire la 3ª punta, artistico, per l'inesistente Mounardo. La mossa sembra funzionare perché finalmente il Gallipoli gioca in 11 e perché il nuovo entrato è subito decisivo. Cross basso con la trivella Mancina e sul 2° palo Volpato, che aveva avviato l'azione, chiude un triangolo largo e riapre la partita. La reazione del Gallipoli è tuttavia effimera, anche se Trevisan prova a tenerla viva beccandosi 2 gialli nel giro di 6 minuti. Il secondo, inevitabile quanto stupido, per un fallo di mano al 66°. Il Padova, che esibisce nervi fragili e ricorda ancora la rimonta subita ad Ancona, si rintana nella propria area, anche perché rimane senza punte. Di Costanzo toglie vantaggiato e poi Soncin, ma finisce per perdere pure il nuovo entrato Gasparetto, che cade male e si infortuna al gomito sinistro. A 7 dal 90° Della Penna, entrato 10 minuti prima per Sosa, ha il pallone del 2-2, ma ha anche il torto di centrare il volto di Cano a porta spalancata. I 6 minuti di recupero servono a poco. Il Padova porta a casa il 2° successo esterno della stagione, dopo quello del 22 settembre a Torino, quando certo sognava un altro campionato. I 3 punti contro il Gallipoli servono però a infiammare la lotta a salvezza e a evitare il tribunale.